Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Si è celebrato ieri il 40° anniversario dell'incoronazione e benedizione del miracoloso quadro della Madonna Avvocatella, avvenuto il 21 gennaio 1981, ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II. Seppur nel rispetto delle normative anti-Covid, si è tenuta la solenne celebrazione presieduta dall'abate Dom Michele Petruzzelli, il quale ha espresso la sua commozione salutando i fedeli presenti e quanti ogni giorno da ogni parte del mondo partecipano alle celebrazioni grazie alle dirette streaming e alla pagina Facebook. Sono molto lieto di aver presieduto questa Eucaristia in occasione del 40° dell'incoronazione della Madonna Avvocatella. Io sono sempre ben impressionato quando vengo in questo luogo mariano, in questo santuario, per il clima di fede, il clima di preghiera, il clima anche di devozione, di raccoglimento che trovo. E chiedo alla Madonna, per tutti noi, proprio quello che un po' ho detto nella omelia, chiedo una carità più viva nel nostro cuore, perché è importante per noi cristiani avere questa carità concreta verso gli altri, avere più amore verso Dio e quindi, come ho augurato, di camminare, di salire, di crescere. Ho augurato proprio questa virtù della gradualità. E quindi la Madonna ci aiuti in questa ascesa, in questa salita verso Dio. Emozione espressa anche da parte del rettore del santuario Avvocatella, Don Gennaro Lo Schiavo, per questi 40 anni vissuti con forte spiritualità e lo sguardo rivolto a Maria, che ha benedetto da sempre i suoi devoti, ricolmandoli di numerose grazie. È certamente un messaggio di speranza, soprattutto perché la pandemia, ha un poco rallentato l'afflusso dei pellegrini, però 40 anni fa qui non c'era nulla, era un luogo abbandonato e ho visto negli anni, dopo l'incoronazione della Madonna, crescere la fede, la devozione dei fedeli e l'augurio che io faccio è appunto questo, che possano continuare ad aver fede. L'unica cosa alla quale ci possiamo aggrappare è proprio la fede e la devozione alla Madonna, perché la Madonna ha detto a Fatima: chi abbraccerà la devozione al mio cuore immacolato, io lo proteggerò e lo salverò. E penso che abbiamo proprio bisogno di questo oggi. Don Gennaro Lo Schiavo ricorda con emozione il lontano 21 gennaio 1981 e l'incontro con il Papa Giovanni Paolo II, oggi santo. La commozione, non avevo mai visto un Papa vicino che mi ha abbracciato, che mi ha stretto a sé, mi ha imposto le mani, sono restato come un pulcino, ero commosso, perché poi ero giovane sacerdote, avevo 33 anni e quindi il Papa, che vedevo il Papa che usava tutta quella dolcezza, quell'amore, è stato per me come un'investitura. È una sua protezione continua. Io ogni giorno lo invoco e lo prego perché voglia proteggere la Chiesa e il mondo intero e liberarlo da tante, calamità e cattiverie che ci sono oggi nel mondo.